1915. Gino Severini. Treno blindato in azione. Ecco questo quadro sublime di Gino Severini all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Guardiamolo. È un treno preso dall'alto, come se un aereo lo stesse sorvolando, una di quelle scene che poi i nostri film di azione ci hanno abituato a vedere tante volte, quando è che un eroe, un pirotecnico, corre sopra il tetto del treno, poi arriva il tunnel, eccetera, eccetera. Preso dall'alto, quindi una ripresa quasi cinematografica, un taglio proprio di ripresa. E non è una scena che si poteva all'epoca vedere tanto facilmente. Forse Severini l'ha ricostruita mentalmente o aveva visto qualche treno dall'alto da un qualche ponte sopra una ferrovia. L'unica spiegazione è questa, ma al di là questo conta poco. No, conta perché vuol dire che non è una ripresa realistica, ma una ripresa ipotetica, una ricostruzione di un punto di vista. È molto bello questo. Vuol dire arte moderna, è questo. Ricostruire un punto di vista nell'aria, un punto, io ecco lì in quel punto dello spazio come vedrei quel treno. Peraltro un treno che cammina in azione. In azione vuol dire che sta addirittura combattendo. Infatti, vediamo dai cannoni come dei colpi che partano, se ne sente quasi le esplosioni. Ma una cosa, però questo sì, è un quadro di guerra, un quadro sulla guerra. Ma non è un quadro sulla brutalità della guerra. È un quadro. Evidentemente era il 15, quindi la guerra non aveva colpito col suo maglio micidiale e sanguinario, non ancora. C'era ancora il momento dell'interventismo, del patriottismo, delle rivendicazioni, del compiere un'unità italiana ancora che non era ancora sentita compiuta e tante altre cose che portarono all'intervento o al propugnare l'intervento, tanti intellettuali e tanti politici sia da una parte che dall'altra. Insomma, questo è un quadro su una guerra che sta iniziando e le divise, gli apparati, gli strumenti, le armi, il treno stesso sono ancora lucidi, luccicanti, tutti in ordine. Il maglio, la scure sanguinaria della guerra sta per abbattersi su milioni di soldati, di poveri soldati italiani e non solo, affogati nelle trincee. Qui invece hanno ancora la divisa stirata da poco. E poi guardate un particolare così, così poetico in fondo, queste canne dei fucili. Mentre stanno puntando i soldati, inspiegabilmente sotto una specie di tela cerata che li ricopre tutti, sono tre o quattro canne di fucili coperte da questa tela cerata. E viene da domandarsi come fanno a sparare, come fanno a colpire, come fanno a orientare la canna del fucile verso il proprio obiettivo. E questo rafforza quel che di tavola imbandita. La guerra sta per iniziare, la tavola è imbandita, comincia il banchetto della morte.